Raga, riprendiamo l'avventura di Marvel Spider-Man. La situazione è piuttosto disastrosa. Abbiamo zia May e Mary Jane. MJ, non ti muovere! Non voglio dover salvare anche te! Peter, non fare l'eroe, aspetta! Boom. May! May! Aiuto! Siamo qui! Ehi, May. Ok, coraggio. Resisti! Zia May, stai bene? Verso la finestra! È lontana! Resistete! Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Dai, May, non fare minchiate, vai! Oh mio Dio! Via! Via! Miles, andiamo! Grande. Ti teniamo noi. E qui stavo facendo un piccolo riassunto. La situazione in città sono praticamente evasi tutti i peggiori supercriminali, i super nemici di Spider-Man. In più Spider-Man è ricercato anche dalla Sable, perché la Sable aveva visto che lavorava per Osborn. Ma sta bene. Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles, penso che sarei morto, esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Sei in gamba. Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo è difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi, non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, di sorgente o di montagna. Così le ho, prese tutte. Vi ho interrotti? No, MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia. Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, Ok, attendo ordini, coach. divide e t'impera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Sei la ragazza di Spider-Man. Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie.
Ok, raga, dobbiamo andare alla caccia un po' di super cattivoni. Migliorata. Miles si sta occupando del Beast. MJ è sulle tracce di una cura per il respiro del Brown. Ora devo concentrarmi su Otto e fare i suoi piani. Yuri, dobbiamo occuparci dei pesci grossi. Hai novità su Octavius? Nessuna. La scientifica non può nemmeno esaminare Times Square. Al dipartimento, tirocinante escluso, sono tutti malati. Vado a vedere io, allora. Ti dico cosa scopro. Abbiamo anche forse qualche abilità, qualche gadget, qualcosa da sbloccare che secondo me può aiutarci, visto che qui a me queste cose qua tecnologiche non mi fanno quanto Spider-Man. Però magari con le ragnatele, insomma, possiamo fare qualcosa di più. Guarda, com'è tutti i gadget che hanno inventato, anche nei fumetti intanto abbiamo provato a... Già quella elettrica, la ragnatela elettrica, mi fa storcere un po' il naso. Devo essere sincero. Mentre invece queste qua sono un po' più classiche. Queste qua mi piacciono già di più. Abilità. Vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa. Premix mentre atterra con una capriola per balzare in aria. Questo qua ci aiuta un po' il movement. Tieni premuto R2 e X durante uno scatto da fermo per accumulare slancio. Che figata! Ma questa è una figata. Tieni premuto triangolo in aria per strattonare i nemici verso l'alto ed esporli attacchi aerei. Che figata, è figo anche questo. Calcio oscillazione attacca i nemici con scudo. Gli attacchi catapulti rispondono ai nemici vicini e richiedono un breve periodo di ricarica. Ok, qua non siamo. Ok, punti abilità disponibili 0, ok. Proviamo a stare a... Wow! Ma ancora c'è se il razzo che mi segue, ma che... Ciò anche l'attacco in caduta. Se non mi ricordo più come la pressione dei comandi. Un attimo. Ovviamente sapeva di questa minaccia e ha scelto di non avvisarci. Forse pensava di risolvere il problema. Forse è il quadrato X per l'attacco in caduta. Spider, sei qui per aiutarci. Mi sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. Se solo avesse lasciato una traccia. È una cosa interessante questa. Non posso neanche ribaltarlo. Vediamo se riusciamo. Se troviamo qualcosa. Ma no, devo davvero analizzare sta roba. Vabbè. Non capisco. Secondo me non è questo il nostro indizio. Invece sì. Che cosa devo fare? Aspetta. Ah, allora posso ribaltarlo. C'è del residuo su questo segnale. Forse posso isolarlo. Una sequenza con adenosina e tiamina. Promettente.
Ok. Allora, qui è un po' complicato. Allora, partiamo da questo che non va bene. Allora, secondo me questo e questo potrebbero andare abbastanza bene. Proviamo questo e questo. Però sicuramente non sarà così semplice, perché ora, una volta che inserirò questo e questo. Ah no, beh, è stato, la soluzione più semplice a volte è la migliore. CPF1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Devo solo seguire il vettore di dispersione. La traccia segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. Come la trovo quella giusta? La traccia conduce a quell'edificio. Si sposta tra questi edifici. La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Che atmosfera tetra. Ci sarà un modo per accendere le luci. E luce fu. Wow. Questa era la base operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. Ma quindi lui era Buon già vecchio mezzo Rhino, il mio pazzo? secondo russo preferito. Otto ha sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici. Alexi, ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Vediamo sta roba. Otto è mosso dalla rabbia. L'interfaccia neurale non fa che esacerbarla, ma il suo odio è sincero. Distruggerebbe l'intera città per ferire Norman. Otto era a caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable. Ma quindi già tramava tutto di Norman, nascosto, non è il suo volto mi impazzito. perseguita. Cioè, è Sorride impazzito alle magari, però. Ma telecamere, incassa ogni genere di riconoscimento e nel frattempo continua a tenermi al suo gioco. Perché nessuno si accorge di quanto sia egoista, irresponsabile, malvagio? Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan, ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia, le tue ambasce finanziarie saranno risolte. Otto Octavius sa essere molto persuasivo. Spero che c'è anche questo documento. Scorpion sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. Un aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. Ok, qua sta facendo vedere un po' cosa Il spinge caro tutti. Voltor. La fonte energetica delle ali di Voltor gli ha causato una neoplasia spinale, ma Otto sta sviluppando una cura sperimentale.
Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. Electro. Letteralmente un cavo scoperto. L'aspirazione di Electro è tramutarsi in energia pura. E attraverso le modifiche di Doc al suo costume si è avvicinato all'obiettivo. Max, la prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura. Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile. E così ce l'abbiamo tutti. Là c'è ancora qualcosa da analizzare, però. Dai, andiamo prima là, però. Perché poi ho paura che se faccio quello... Martin Lee, non mi capacito sia la stessa per... A quanto pare Otto e Lee hanno un passato in comune. Molte grazie per le cure, sono stato d'aiuto. Martin Lee. Ho scoperto che eri tu il responsabile degli attacchi a Osborne. Ho provato una sorta di attonita tristezza. Poi, con l'evolversi degli eventi, ho iniziato a provare rispetto. Hai attuato con coraggio quanto io avevo solo sognato, Martin, senza mai esitare. Mi onora poter percorrere al tuo fianco questo cammino verso il trionfo della giustizia. Manca solamente i Venom all'appello, poi i super cattivi ce li diamo tutti. E questa cos'è? Otto deve aver usato questa mappa, ma non vedo note. Ci sarà qualcosa che mi sfugge. Una lampada UV. Ah, non succede niente. Devo accendere quella lampada. Vediamo. Contatto. Annotazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere diverse proprietà. Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine. Anche Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa. Ma qual è il primo bersaglio? E perché? L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp e allo stesso Norman. Electro saboterà le centrali elettriche, ovviamente. Cosa ci fa a Vulture a Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Direi che ora il piano è completo. C'è ancora qualcosa da perlustrare, però. Perlustra il covo di Otto. C'è ancora qualcosa da fare qua. Lì sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. Perlustra il covo di Otto. Qua c'è qualcosa che c'è. La Oscorp ha esteso i propri tentacoli in ogni settore della città. Energia, comunicazioni, sicurezza. Norman ha reso la sua compagnia indispensabile eppure fragile. Se dovesse verificarsi una catastrofe, se alcuni punti nevralgici venissero indeboliti,
crollerebbe come un castello di carte e Norman mostrerebbe il suo vero volto, quello di una sanguisuga. Sì, poche mosse e sarebbe rovinato per sempre. Ok, vuole mettere in difficoltà la città per mettere in difficoltà i sistemi di Norman Osborn. Trovato. Per far vedere che non è così altruista. Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Vuoi uno strappo? Octavius è stata una ventata di aria fresca. Sì, quell'uomo è un vero genio. MJ! Peter, va tutto bene? Che succede? È solo il traffico. Ascolta, lì punta all'antidoto. Dobbiamo trovare il laboratorio del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi e le tracce del laboratorio le troverò. Grandioso! Ok, MJ, ci sentiamo! È andata male? L'ho sfiancato! Passiamo al piano B! Che meraviglia il gioco di squadra, non trovi? Puoi ottenere l'impossibile! Come uccidere Spider-Man! Ah, mi scaldi il cuore, Electro! Sei maturato in prigione, non è vero? Tocca a te! Oh, Adriana! Sono io, Spider-Man! Che diavolo vai urlando? Nessuno capisce le mie battute! Stasera chiuderemo i conti in setta! Conte? Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca! Mi spezza il cuore! Dove cazzo è finito? È difficile. Sei stato fortunato. Un'ultima cosa, al volo. Spider-Man, ti spiezzo in due! L'hai capito? Hai capito la battuta? Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero, preferivo quando agivate da soli! Il vigore della gioventù e la saggezza dell'età, un vero idillio! Come l'acqua e l'olio, certo! Questi qua li devo disattivare. Oh, ma colpisci sta. Ok,
Olè. No, 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 no. Non ha nessuna possibilità. Sì, sì, possiamo farcela. Non per fare il pessimista, ma secondo me voi due non avete il polso della situazione. L'ho sentita nelle otturazioni. Al momento, per il momento non mi sembra. Torno alla missione. Per il momento non mi sembra. Avvicinarmi e finirlo. Mi sembra abbastanza gestibile come cosa. Avanti il prossimo. Quante volte abbiamo già recitato questa scena? Una decina? Due decine? Che succede? Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn? Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato, ti serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. Ok, e due su sei sono sistemate. Odio quando fanno comunella. Devo riprendere fiato. C'ho 13 costole spezzate. 13 ossa spezzate. Ha affrontato due super cattivoni in un colpo solo. Che ore? Accidenti! Aggiornare Yuri. Vulture e Electro sono KO. Ne restano 4. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un sito a Times Square. I due eventi sono correlati. Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo di Rhino, ma è sulla costa. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguire Scorpion. Sì, la città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo appena un novità. Sembrerebbe un piano. Quindi andiamo a sistemare il nostro amico Scorpion. Dovrei sentire Miles. Ehi Peter, stai bene? Stavo per chiederlo io. Sì, è tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del... Ecco il bacino. Ma non vedo Scorpion. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da Scorpione, dove potrei essere? Dietro di me. Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Da
dannazione, cosa mi ha iniettato? Sto un po' fatto, mi sa. Ma che... è un mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarà il veleno. Ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Ma sbaglio o l'acqua sta salendo? Merda. Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Scorpion non si è risparmiato. Ok, allora vediamo un attimo come possiamo gestirci questa cosa. Allora, questo potrebbe raddoppiare quello. Poi ne abbiamo tre, quindi potremmo fare uno, due, no, uno, due, però questo non va bene. Vediamo questo. Questo però non riusciamo a eliminarlo, perché ci sarebbe questo qua da eliminare. Però se noi facessimo così, trovassimo un 2 qua da inserire, non c'è. Ok, allora vediamo un attimo, proviamo così, 1. No, così diventa troppo spesso. Ah, questo va bene, però non abbiamo... Ah, ce l'abbiamo, è qua. Ok. Quindi, con questo e questi, dovremmo fare una bella combo. Quello che resta è questo qua sicuramente, e questo qua. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ESU è vicina. Speriamo sia stagione. Speriamo di non affogare nel veleno allucinogeno. La serra, finalmente! Nella serra dovrebbe esserci l'Eclipta Alba. Veloce però. Eccola. Dov'è finita? È reale o immaginario? Forse entrambe. Doc? È solamente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Ero prima che l'interfaccia neurale mi prendesse la mente. Le sessioni mi tormentavano anche prima. L'interfaccia mi permetteva di abbandonarmi adesso. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Sempre pronto ad assumerti la risposta. Quella è l'Eclipta Alba. Thank you.
Enormi code di scorpione. Deliziose. Grazie, cervello. Come ti senti, ragnetto? Il panico ha già preso il sopravvento. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste domande banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbrile sussulto del tuo cervello. L'insettino fa la voce grossa. Divertiti con gli elefantini rosa. La tropina è svanita. Non di nuovo. Sei in ritardo. Come eri in ritardo per aiutarmi. Questo non sei tu, Doc. Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti. Te lo giuro. Smettila di ingannare te stesso. Tu non aiuti mai nessuno. Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno. No, ho sbagliato. Non ho capito cosa ho fatto. Dovevo, mi sa, correre sulla superficie. Non fuggire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro, porti solo sciagura! No, aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Posso aiutarti! Trattandomi come tutti gli altri? Limitandomi? Soffocandomi? No, il mio genio dovrà brillare di... Ecco, la tropina! Ora ho la tropia. Non resta che miscelare l'antidoto. Metto di andare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi guariti. Mi spiace rovinarti i piani. Stai serena. Le tue imprese non sono affatto finite. Ci rivedremo presto. Contaci. L'acqua sale. Entra. Almeno resta poco tempo. Devo preparare l'antidoto. Finalmente. No! Puoi scordartelo. Sei nel mio regno. Sei uguale a Oslo. Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua! Pensavi che avessi dimenticato? Era il momento giusto. Un'altra allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto. E uno. Sei un perdente e sempre lo sarai. Non si deve avvicinare. Fatto. E
sole senza di me. E tu lo sai. Sbarazza. Ok. Non ne resta molti. Davvero? Fai soffrire che mi stai da dono. È come con i tre. Fuori un altro. Zio, anch'io mi sarei fatto sparare! Il voce di Giorno è diventata aggressiva. Spero sia l'ultimo. Non mi reggo più in piedi. La centrifuga che mi serve. Finalmente. Ormai non c'è più tempo. Forse ce l'ho fatta. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi ha un po' sfuggito. Quelle mutandine di Spider-Man, spettacolo. Forse dovrei mettere dei vestiti. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Doc è l'uomo più intelligente che conosca. E forse il più pericoloso. Tutti i miei ricordi qui. Compromessi per sempre. C'è davvero poco da fare. Qua c'erano qualche cose secondarie da completare. Avrebbe senso farle ora, perché io non so se mi permetterà di ritornarci qui. Quindi avrebbe senso farle qua. Ora sarebbero più indicate da completare in qualche missione secondaria. Però cercheremo di accontentarci. Ok, facciamo così. Meno uno. Ah, se sono tutte così, secondo me ce la caviamo. Ah, devo passare per forza di lì, maledizione. Questo è un gran problema. Non abbiamo linee rette. Devo andare completamente a zigzag. È l'unica alternativa. L'unica alternativa che ho è andare completamente a zigzag. Beh, qui basta semplicemente alla fine aggiungere, fare una sostituzione e mettere uno di questi. E uno di questi. Mi ha fatto anche molte quest principali, quindi insomma ci può stare. Qui però questo qua va dritto, quindi dobbiamo curvare. Non abbiamo altra alternativa che curvare. Meno due, dritto. Questo va dritto e poi proseguiamo a zigzag, credo. Qui abbiamo un più 4 e poi ci servirebbe qui un più 1, però vabbè, comunque adesso ci arriveremo. Allora andiamo tutto a zigzag. Qua, qua possiamo mettere solamente un più 3 e abbiamo un voltaggio di 4, quindi dobbiamo abbassarlo di 2. Quindi se noi togliamo questo, possiamo e completarlo. Se qua li facciamo anche velocemente. Cioè, sono tutti così, però adesso mi sembra che qua la situazione inizia a complicarsi. Vabbè, raga, questi mi sembrano comunque abbastanza semplici. Allora, qua abbiamo un voltaggio, qua basta togliere, mettiamo un più 2 e arriviamo a 3. Sembrano abbastanza semplici. Doc ha continuato a lavorare all'interfaccia neurale. Questo potrebbe essere un pochino complicato. Allora, dobbiamo arrivare a un voltaggio di 6.
Abbiamo un più 3 e un più 3, quindi dobbiamo passare per almeno due di questi, credo, per salire di voltaggio. Giusto? Credo di sì. Questo si può roteare. Ok. Vanno solamente dritti. Questo però è un po' complicato, raga. Scusate, io non posso. Posso mettere roba che curva? Non posso farlo. Questa è una bella fregatura. A meno che, un attimo, a meno che, quanti ne ho io di questi? Ne ho tre, devo arrivare a sei. Allora, se io potesse curvare qua, aggiungere un più tre e qua, fare un collegamento. Non mi fa fare il collegamento. Però io per arrivare al voltaggio obiettivo di 6 devo passare da almeno 2 di questi. Ma lui non mi fa passare da 2 di questi. Vedete, io posso andare anche dritto di qua, ma poi devo svoltare o a destra o a sinistra. E di qui non mi fa passare, mi sembra. Quindi come cavolo faccio? Un attimo, io qua c'ho il doppio. Questo mi raddoppia tutto. Così arriverei a un voltaggio di 6. Sì, così arriverei a un voltaggio di 6. Però ora abbiamo un altro problema. Che se io questo qui lo faccio passare da qui, questo mi toglie meno 1. Quindi non riuscirei comunque ad arrivare a 6. Dobbiamo trovare il modo o di collegarlo qua dandogli un più 2 e qui potremmo raddoppiare il voltaggio. Qua mettiamo un meno 2 e arriviamo a un 6. Ottimo. Questa è la scienza che non mi piace. Pericolosa e non testata. Ha riconfigurato il Porca sensore come vacca. Porca sistema di mira. vacca, questo è un bel casino. Questo sembra essere un bel casino. Allora, proviamo a. Noi dobbiamo arrivare a un voltaggio di 9. Dobbiamo scegliere più che altro se andare da questa parte o da quest'altra parte. Io proverei di qui e andrei con un 4 qua. Collocherei questo qui e un più 4 qui. Andiamo di 7, ma qua forse possiamo scendere 8, no. Andiamo di 2. Ok. Doc ha convertito le braccia in armi senza dirmelo. E qua abbiamo completato tutto praticamente. Ma quindi Doc non è che è impazzito quando si è collegato le braccia. Doc era già mezzo matto di base. E diciamo Sono che le ancora mezzo braccia stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Ho pretesto per uscire di pattuglia. Esplora la città e qua partono un po' di missioncine secondarie. Va bene, ragazzi, magari facciamo una bella stream dopo qua. Io vi invito a supportare il canale con un piccione iscrizione, ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Ciao!